Mamma mia, è appena uscita fuori un'indiscrezione pazzesca. Intanto spero che vi piaccia la copertina perché ci ho messo davvero tanto tempo a farla. Quindi, secondo me, in un video influisce molto anche la copertina, sicché fatemi sapere qui sotto in un commento se vi piace e lasciate anche un bel like e iscrivetevi al canale come sempre. Cioè, come sempre vi dico di iscrivervi al canale, iscrivetevi anche ora è uscita una indiscrezione clamorosa, secondo quanto riportato da non so chi, perché l'ho letto ma non so da quale fonte, la Fiorentina starebbe pensando di rafforzare l'attacco, punto debole della squadra, dove c'è poca carenza, non, nel senso non punto debole, siamo scarsi, forse anche il miglior reparto per, diciamo, per essere forti, cioè il reparto in cui siamo più forti per me è l'attacco, però ci sono troppe, attacco, però ci sono troppe poche scelte. In realtà le scelte ci sono, però sono, non sono valide scelte, cioè Terò che non è una valida scelta, il Seric non mi sembra assolutamente una valida scelta. C'è il giovane Sottile, ok, è forte ma deve ancora crescere. Sì, praticamente ci ritroviamo con Miraglia, Simeone, Chiesa e Piazza. Ora mi scorderò sicuramente qualcuno, anche Vlaovic, anche lui molto giovane. A Milano sbagliò tipo un gol davanti di testa, solo davanti a Andanovic, però gli va dato tempo. Per me è forte, deve raddrizzare un po' i miei piedi forse, però mi piace tanto. E siccome serve anche un giocatore di esperienza affiancare a Simeone, come vice Simeone, si starebbe pensando a Mirko Antenucci della SPAL. Allora, ho letto anche Paloschi, ma ho messo Antenucci perché mi sembra più forte e poi mi sembra più concreto arrivare ad Antenucci che a Paloschi, però staremo a vedere. A me mi impressione mi piacerebbe tantissimo avere Antenucci perché è veramente forte. Io lo scambierei con Terò, che la spalla era interessata a Terò. Lo scambierei perché serve un vice Simeone, perché serve, e poi è veramente forte. Cioè i suoi gol li fa. L'anno scorso ha dato una mano per la salvezza della spalla, ha condotto la spalla per la salvezza. Fossi la spalla non lo scederei mai. Però, pensierino, spalla, fatecelo, dai, su. Vogliamoci bene, dai, su. A gennaio, scambio Antenucci Terò sarebbe un sogno, sarebbe un sogno. E andremo a completare il reparto dove siamo un po' carenti. Bene, ragazzi.